Avevamo ragione ad essere ottimisti. L'Arezzo sbanca Piancastagnaio, vince contro la prima in classifica e accorcia adesso a due lunghezze dalla prima. Le prospettive sono ottime, la squadra è in salute, neanche lontana parente di quella che avevamo visto in trasferta contro l'Ostia Mare. Di questo e di altro parleremo con i nostri ospiti all'interno di Super Santos. Sigla e si parte. Pronto a cross, perfetto, Neri la rovesciata ed è gol! Allora, andiamo subito con i nostri ospiti, graditissimi. Intanto Stefano Butti, recordman di presenze in maglia Amaranto, ed è qui non solo insomma, per testimoniare qualcosa di grande che è stato fatto con la maglia dei colori del nostro cuore, ma anche perché Stefano Butti, ormai lo sanno tutti, è presidente del Museo Amaranto, che nel momento in cui stiamo per registrare, racconteremo quello che succederà, cioè il premio che è stato dato a un giocatore. Insomma, poi ce ne parlerà Stefano Butti. Ciao Stefano, benvenuto. Ciao, grazie, benvenuti e saluto a tutti. Ciao, ciao, ciao. E vedo uno Stefano Brandini molto rilassato che ha preso parte a questa trasferta, ma non è venuto a pranzo con noi, dove insomma sono stati lì. Abbiamo dato veramente, lì abbiamo sbancato nel vero senso Ma della io parola. ero in un altro locale dove c'era un gruppettino di tifosi giusti capeggiati dal mitico Kinder e ti dirò che anche lì sono volati è volato diversi chili di pisciol, quindi sono stato bene, molto bene. Ci hanno assodato, come si dice Arezzo, perché l'incasso così lo rifanno il prossimo anno, però noi da buoni aretini gli sei detto va bene, cioè le bollette sono Avete fatto rincarate, mangiare ci avete fatto bene, ci mangiare hanno bene, fatto spendere. però stavolta ci piglia per culo, gli si è detto così, e siamo andati via, finito, finito, finiti i lavori, poi si è vinto, sì che... Comunque siamo molto più rilassati oggi, dai. Noi Sì, ci ma stavo... credevamo anche la settimana scorsa, se no mando in onda la registrazione, dai. Allora, vabbè, ma tanto ascolta, sai, crederci o non crederci, io sinceramente la prestazione mi aveva lasciato di Ostia, mi aveva lasciato molto amaro in bocca, perché ovviamente quando si parla di risultato poi è una cosa e si parla di prestazione un'altra. Stefano, insomma, ce lo può dire tranquillamente, esistono anche partite dove una squadra gioca benissimo, domina e poi perde, però chi poi vede il Esatto, calcio e si intende un esatto, esatto. po' di calcio è diverso. A Ostia invece l'Arezzo non scese in campo. Oggi possiamo dire con grande sollievo che possiamo rubricare e derubricare questa partita come un'anomalia che nel calcio capitano, anche se l'Arezzo poi veniva da un periodo non proprio brillante, perché alla fine aveva recuperato partite con difficoltà, un filotto di pareggi, però ovviamente aveva comunque sempre giocato la sua partita. Ostia invece proprio non è scesa in campo, però nel calcio questo esistono. E io dissi questo, io dissi solo questo, io non avevo fatto nessun tipo di profezia perché in realtà ero molto preoccupato, però dissi questo, una squadra che ha ambizioni veramente importanti, che è costruita per vincere un campionato, a questo punto meglio occasione non c'ha. Cioè, se l'Arezzo dopo una partita di Ostia avesse giocato in casa contro L'avevamo l'ultima detto in in diversi, sì. classifica, non sarebbe stata una controprova. Invece andare a giocare subito una settimana dopo contro la prima in Allora, classifica fuori scusa, casa. ti interrompo perché c'è un altro ospite che è Massimo Nali, grandissimo tifoso amaranto. Quanti chilometri hai Massimo! fatto, Massimo, Ciao! nella tua vita al seguito dell'Arezzo? Te ci sei Ah, sempre. ho finito diverse macchine, diciamo. Ciao E con Stefano. Massimo, Ciao cari Massimo. Stefano, eravamo insieme, quindi poi racconteremo. No, è meglio non raccontare, dai, quello che abbiamo fatto a Quindi, tavola. finisco il ragionamento. Quindi dico, l'occasione è stata la migliore per una Vai. squadra come l'Arezzo. Perché andare a giocare magari dopo la debacle di Ostia, avere un impegno tra virgolette facile in casa e magari vincerla in un certo modo non avrebbe diciamo tolto i dubbi. Invece andare a Piancastagnaio contro prima classifica, un'ottima squadra tra l'altro, un'ottima squadra Sì, che con noi vero.
diciamo, però ha subito l'Arezzo, è stata molto fisica, molto rocciosa, diciamo ha picchiato il giusto, una squadra che nelle uscite è molto pericolosa, facile da interpretare perché lancio lungo sull'attaccante, spizzate, però agile, ecco, l'Arezzo ha dato una prova di forza importante e quindi questa prova e questo risultato ha tolto quei dubbi, anche se poi però il cammino è ancora lungo, siamo comunque secondi a due punti. Sì, quindi... per carità, non c'è questo per cantare vittoria. Però l'Arezzo a Pian Castagnaio ha giocato la prima della classe, questo sì. L'Arezzo, Stefano Butti, a Pian Castagnaio ha dimostrato veramente di essere la grande favorita per la vittoria finale del campionato. Questo non ce lo toglie nessuno dalla testa. Al di là della forza, per carità, io la Pianese è una gran bella squadra, forse la squadra migliore che abbiamo visto fino ad oggi, però l'Arezzo è un'altra marcia. Stefano, dai. No, sposo in pieno la teoria di Stefano Tandini, che l'Arezzo sia la squadra più forte nessuno lo mette in dubbio. Il problema è che questo è un campionato che quando arriva l'Arezzo si fanno le partite della morte, vai a giocare su sintetici che sono campi che alla fine, se non ci sei abituato, mi creano sempre dei danni, quindi ci sono tante problematiche. Purtroppo l'Arezzo è la squadra che tutti aspettano. Io ho visto la partita alla televisione e ho visto che loro picchiavano come matti, quindi volevano mettere la partita sul piano della rissa perché sapevano benissimo che sul piano del gioco probabilmente avrebbero pagato. E questo succederà tutte le volte. Io quando l'Arezzo magari anche ha perso domenica giocando male, ci può stare, gli mancava dei giocatori importanti. Però io penso che, come dice giustamente il direttore sportivo Giovannini, i conti si fanno a marzo, lì che si sono, quindi no, era importante questa vittoria, perché se tu non riuscivi a fare risultato o addirittura a perdere, loro ti andavano a 8 punti, cominciava a essere magari anche pesante il distacco. Invece in questo modo hai rimesso tutto a posto, quindi io penso che alla fine l'Arezzo sia la squadra che riesce a vincere il campionato. Ecco, Massimo Nali, allora dunque, l'Arezzo nel momento in cui ha pigiato sull'acceleratore, cioè all'inizio del secondo tempo, in 10 minuti veramente ha messo nei binari giusti la partita, pur disputando un ottimo, splendido primo tempo, perché comunque la partita nel suo complesso è da applausi. Però insomma in quel momento lì Massimo davvero ha ingranato la sesta, come fai te in autostrada insomma quando cominci a correre. Allora è stata innanzitutto una bella partita, era tanto che non rivedevo giocare l'Arezzo così, quindi bella, grintosa, piena di voglia, pronti a attaccare su tutte le palle. Purtroppo l'arbitro, che dovrebbe essere il migliore della serie, sto Catanzaro da Catanzaro, avesse ammonito un paio dei nostri avversari all'inizio, perché loro effettivamente l'hanno messa subito sul piano della rissa, dell'agonismo sfrenato, e su un sintetico fradicio mi insegnate che il giocare diventa molto molto complicato. Invece, pur essendo la seconda partita nel sintetico in una settimana, siamo riusciti a venirne fuori benissimo. E io non sottovaluterei anche l'apporto della grande tifoseria presente, perché abbiamo, spinto per 100 minuti in maniera eccezionale. Tra l'altro non avendo neanche una tifoseria avversa con la quale dividere il tifo, nel bene e nel male. Sì. Eravamo solo noi a bagnarci sotto una presunta tribuna coperta e a spingere anche i ragazzi. Massimo, è stato un remake dell'Umezzane, dai, su partita vinta, un remake un po' più in piccolo, ovviamente lì ci sono, ovviamente eravamo in Serie C, lì stavamo in Serie C, però in piccolo è stata, cioè, un'invasione totale. Cioè, a Lumezzane si vinse proprio noi, ti ricordi? Partita che solo con 1500 aretini al seguito potevi portarla al 90esimo. Non si vedeva, se mi allungavo un braccio non mi vedevo un dito, quindi lì fu una partita. Però insomma, diciamo che ieri in piccolo è stato ribadito quel concetto. Dai. Sì, diciamo che a Lumezzane io ero in tribuna, ero seduto vicino al questore di Brescia, che era presente e ha fatto di tutto per far finire la partita, comunque andasse.
E grazie, noi siamo stati bravi a portarla. Andata. È andata. E ieri uguale. Allora, grande tifo. Io però, siccome c'era un po'... nel dopo partita è mancato un po' Stefano Brandini, perché qualcuno era un po' agitato della parte loro, parlo di qualche collega, qualche fenomeno, e fra l'altro ci è arrivato questa clip che poi ha fatto un po' il giro, non so se Massimo e Stefano Butti l'hanno visto, comunque se non l'avete visto adesso ve lo propongo, è il commento del telecronista di Matteo, il mio commento su Facebook l'hai visto? No, non l'ho visto, allora ce lo rifai adesso, però intanto lo riproponiamo, poi alla fine lo commentiamo, vai. Prova ad andare Marino, va via Marino, va giù, niente, la palla rimane lì per la Pienese Canaria, la conclusione, no vabbè ragazzi, chiudete tutto, è una vergogna. Ha detto niente ragazzi, è una vergogna, ma io non so cosa, cioè non l'ha neanche toccato. Ora qui questa persona, cioè, non deve un po' rivedere le basi del giornalismo, no? dell'obiettività, insomma, che ci insegnano, sono i rudimenti. Lì non è stato neanche sfiorato, è andato giù colpito forse dallo Spirito Santo. No, basta, no. Bisogna smettere. Ma parlava del tuffo del suo giocatore, ovviamente. Era quella la vergogna. Ma io sono d'accordo che possono anche smettere, voglio dire. Non è mica che, cioè, voglio dire, anche perché io gli ho detto che deve chiudere, sì, bisogna che si chiuda lui un attimino in casa, rifletta, è importante. E dico, l'unica vergogna vera è che l'Arezzo sia costretto a giocare in questi campi, che usciamo da questo inferno della Serie D. Ma comunque questa telecronaca fa un pochino il paio col comunicato che loro hanno fatto nel loro sito, cioè dice alla fine l'Arezzo festeggia con i tifosi, parano sì, il campionato. Hanno detto praticamente, il comunicato stampa ha detto che gli Amaranto, i tifosi aretini festeggiano come se avessero vinto il campionato. Insomma, noi loro non sono abituati a festeggiare, noi no, sì. Ma loro non hanno neanche tifosi, diciamo. No, ma diciamo che in proporzione. In proporzione per come la piazza, bisogna essere obiettivi e non calarci sul provincialismo loro, perché in proporzione godono più loro, perché per loro fare una Serie D alto livello è il massimo che possono fare, mentre per noi è un giramento di coglioni totale. Quindi questo è il primo punto. Però la prosopopea è sbagliata, perché loro comunque saranno presentati bene, ci hanno accolto dandoci la tribuna, quantunque fatiscente, insomma gli abbiamo mangiato 16 quintali di pisci, hanno chiuso un paese intero, quindi alla fine senza un vero motivo non ha senso queste reazioni che hanno avuto, perché sai, in effetti due rigori clamorosi che non gli hanno fischiato eccetera eccetera, ma la partita è andata bene. Sicuramente ti devo dire con grande onestà che se non la sblocchiamo con quella sorta d'autorete, nonostante noi meritavamo alla grande, qualche difficoltà l'avremmo avuta. Perché dopo è chiaro che l'1-0 loro si sono aperti e il 2-0 che è stato un gol a Cineteca, ma è legato al fatto che loro hanno dovuto cambiare il modo di giocare. Stefano, voglio dire, il risultato è cristallino, è indiscutibile. No, di cosa discutono? Siano fieri di aver giocato una partita ai vertici con una squadra blasonata come l'Arezzo, siano contenti che in quel posto sperduto, tetro, triste, come una cerimonia funebre, ci hanno visto un sacco di gente, basta, chiuso il libro, basta. È una giusta analisi, per carità, cioè, ha girato anche a favore, però i se possono essere, fino a domenica scorsa i se erano contro noi, se non prendevamo quel gol, se andava, cioè, alla fine... deve girare anche un po' a favore nostro. E poi ripeto, l'Arezzo ha giocato al pallone, non ha risposto alle provocazioni, perché a un certo punto loro, e l'hanno visto tutti, hanno cercato anche di metterla sulla rissa, e l'Arezzo ha vinto tranquillamente. Nel momento in cui ha preso il gol non hanno più tirato in porta, e questo è anche un gran bel segnale, no? Perché cioè, non li abbiamo assolutamente. No, allora non abbiamo corso praticamente nessun rischio, quindi anche il gol loro si è fatto noi, perché è stato un errore di disposizione della difesa, perché
gol sul primo palo in quel modo, ma ci sta, però il resto poi non si è subito niente, si poteva fare il terzo gol con zona, appunto, quindi vabbè, un po' di frustrazione ci sta, insomma, stai a Piancastagnaio per trovare un cinema bisogna che tu pigli le ferie, insomma, ragazzi, van capiti, dai, su, van capiti. No, la citazione nel dopo partita è che non, a noi giornalisti di Arezzo non volevano farci fare le interviste per conto nostro, ma, insomma, ah, ecco perché, allora... ma ecco perché te sono mancato, sì, c'è stata un po' una discussione, poi insomma alla fine è finita a tarallucce vino, insomma, va bene. No, appunto, va bene. Se c'eri te, Stefano, probabilmente c'era qualche strascico, degenerava, o probabilmente si stendeva un tappeto rosso se vedeva la vena che mi si gonfiava, non si sa. Andiamo avanti, dai, lasciamo perdere. Allora, fra poco, allora, tanto ci fermiamo un attimo per un breve spot e poi parleremo con Stefano di quello che sarà la premiazione di questo giocatore che verrà premiato, e poi ci dirai anche chi, noi lo sappiamo, ma insomma, penso, credo che anche molti tifosi che ci stanno seguendo lo sappiano, però insomma lasciamo un pochino di suspense. Allora, tra l'altro questo giocatore che premiano, squadra ha giocato tutti bene. Questo è stato stratosferico. Bravissimo. No. Prestazione tutta, tutti bravissimi. Ma lui stratosferico perché cattiva agonisticamente. Quando esce con la palla al piede è un delirio. Non ci dice niente in questa Massimo, categoria. Massimo, dopo si diceva anche al ritorno, ma l'entrata in campo di Bianchi è veramente stata... Bianchi che, insomma... ultimamente non ci aveva molto convinto. Domenica è stato incredibile. Cioè, sì, è la grande prestazione anche di Settembrini. Lì non scoppiamo niente di nuovo. Ragazzi, ma discute Settembrini. Infatti non c'era Ostia. Discute Settembrini in queste categorie. No, non stiamo discutendo. Poi ho fatto la domanda. No, discute. Calmati, fermo. Esatto. Non rispondi. Esatto. L'importante è che Settembrini si tranquillizzi un attimino perché... a volte entra un attimino con troppo ardore, anche se a noi piace così. Va bene. Vuol dire che c'è furore agonistico. Allora, ci fermiamo un attimo, restate con noi, a tra poco per la seconda parte di Super Santos. Le nostre città, le nostre case, le nostre aziende, le abbiamo sempre protette. Ma ora è il momento di farlo ancora di più. Ogni giorno siamo al lavoro per garantirvi la massima sicurezza per ogni momento della vostra vita. Perché oggi libertà significa sicurezza. IEM Allarmi, la sicurezza per le cose che ami. Allora Stefano, questa premiazione, parlaci di questo giocatore che verrà, avrà questo riconoscimento presso la sede del Museo Amaranto, che sta crescendo. Sì, ora ho lasciato parlare i tifosi Brandini e Massimo, che era prima. Effettivamente la telecronaca è stata una cosa oscena, perché uno dovrebbe essere un attimino moderato. Comunque va bene, l'Arezzo ha vinto, quindi va bene così. Niente, allora stasera c'è questa premiazione, verrà premiato Lazzarini con la rovesciata d'oro e l'altro premio dedicato a Minghelli, che sono secondo me due fatti importanti, no? Uno bello, quella la rovesciata di Menchino, e uno piuttosto triste, che è la perdita di Minghelli. Verrà premiato questo giocatore, ci sarà un rinfresco, sono invitati tutti i giornalisti, i tifosi che vogliono venire, e tutto questo avviene lì allo stadio, nella sede del Museo Amaranto. Abbiamo voluto ripartire con i famosi premi che sono stati stabiliti durante gli anni passati, e stasera, dopo tutte queste vicissitudini, Covid, andate storte, così di qui di là, vogliamo ripartire alla grande premiando questo giocatore che ha fatto bene l'anno scorso e sta facendo benissimo anche adesso, quindi un premio più che meritato.
È un giocatore che non finisce mai di stupire, almeno a me, insomma, ha dei margini di crescita non indifferenti, Stefano, te che insomma te ne intendi, sì. Hai visto passare tanti in campo di giocatori. Sì, però giocare in un Arezzo, nell'Arezzo in Serie B, sicuramente ti dà anche una grande autostima, ti dà il valore del giocatore che sei, e lui sta facendo benissimo, probabilmente è un giocatore molto importante per l'Arezzo. Come diciamo tutti, perché diceva bene Stefano prima, non c'è da una menzione particolare, anche nella partita di ieri sono stati tutti bravi, hanno fatto tutto la loro parte. E io ritorno a dire, come ho già detto altre volte, che il merito maggiore sia stato sicuramente del direttore sportivo e dell'allenatore, che sanno tenere questa squadra sotto controllo, che anche dopo una prestazione brutta come quella che è successa domenica scorsa, li hanno rimessi in riga e l'hanno fatti andare a vincere a Piancastagnaio. Quindi io secondo me meriti a tutta la squadra, ma ora c'è veramente uno staff tecnico importante che sicuramente alla fine farà valere il suo valore. Ecco, il valore aggiunto è Indiani, indubbiamente, ma anche il direttore generale Massimo è uno che sa sempre dove mettere le mani. Forse io qualche piccolo punto interrogativo sull'attacco, ancora forse lì a guardare gli automatismi di Indiani, forse non, o Gucci deve ancora entrare in palla, oppure non è l'uomo giusto per il tipo, la tipologia di gioco che fa Indiani. Non lo so, qualche dubbio ce l'ho. Sì, diciamo è appena arrivato di... è scomparso Stefano. Eccomi, scusa, una telefonata. Niente, diamogli un attimino. Ecco, no, continuano a telefonargli, noi diamo un attimo di tempo, allora la domanda la ci Stefano, diamo a te. Stefano, te mi capisci, la fiamma non si contiene. Ah, certo, te capisco. Quando la fiamma è la fiamma. Avete questo in comune, perché entrambi sì. Avete chiamato la figlia fiamma, giusto? Qui abbiamo due Massimi, esatto. Due Stefani e due fiamme, quindi siamo, esatto. Qui siamo a posto, quindi assolutamente. No, fiammetta e... poi, vogliono essere chiamati no. Fiamma, sennò si incazzano. Fiamma Vittoria. Esatto, a posto. Ecco. Vai, andiamo avanti. E dicevo, noi bisogna uscire da questa biga. Non si può giocare in questi campi, non si può andare a Aranova, non si può andare a mangiare i pisci e a vedere certi spettacoli indecorosi. Cioè, in quel campo lì il Micigliolo è diventato campione di regionale toscano allievi con l'Arezzo, battendo la Lucchese. Ecco, quello è il livello di quello stadio. Noi con l'Arezzo dobbiamo tornare a Perugia, dobbiamo tornare a Cesena, dobbiamo tornare a Bergamo, dobbiamo tornare a San Siro e all'Olimpico. Questo deve essere il nostro livello. Speriamo. Soprattutto dopo aver visto perché certe squadrette tipo Sassuolo sono in Serie A. Però vabbè, le fortune tutte a quell'altri. No, io una fortuna del genere non la vorrei, però lasciamo perdere. Perché non la vorresti? Perché a me essere la succursale degli Agnelli sinceramente non è che mi interessa tanto. Parliamo. Vabbè, io comunque un po' di invidia per il Sassuolo ce l'ho, dico la verità. Invidia nel senso applicazione, per carità, per quello che ha fatto, dai. No. Allora, ha detto una cosa molto, molto giusta Indiani nel dopopartita, ha detto adesso però calma e gesso, perché dobbiamo fare il filotto, altrimenti questa vittoria non serve a niente. Stefano Brandini. Ma è chiaro, la vittoria... smetti di lavorare, ho detto c'era no, con noi. No. Ma che lavoro? No, sto chattando. La vittoria serve tantissimo, ma sarebbe una follia dopo una prova come quella di aver rimesso tutto in gioco in una domenica dove non ci dimentichiamo il Poggi Ponzi perde in casa, perché noi ieri siamo andati a giocare una partita dove potenzialmente, se le cose andavano a rotoli, si poteva essere terzi alle 5 e mezzo, quindi voglio dire, però è logico e chiaro che con la stessa veemenza e la stessa forza tu devi giocare col Tau, con chi sono, cioè, quindi non deve essere la partita importante che deve creare le motivazioni, la motivazione deve essere vincere il campionato.
Quindi a questo punto ha perfettamente ragione Indiani che questo risultato e questa prestazione di domenica importantissima può essere solo capitalizzato e valorizzato o mortificato dalle prossime partite. Ma io, per come questa squadra era uscita domenica, nonostante il calcio sia materia assolutamente non postabile, però insomma non credo che ora andranno a complicarsi la vita in partite dove veramente, giocando specialmente in casa con questo ritrovato entusiasmo, potranno ritrovare, anche perché vedi come sono i destini. L'Ostia Mare ha battuto l'Arezzo, ha battuto il Poggi Bonsi ieri a Poggi Bonsi e domenica ci va la Pianese. Quindi a sto punto, se dice non c'è due senza tre, potrebbe fare anche questo filotto l'Ostia Mare. Quindi insomma l'Arezzo deve tirare la barra dritta e portare tutta e farci passare un Natale bello, possibilmente nuovamente in testa alla classifica. Ecco, che potrebbe, però non, cioè, per scaramanzia non diciamo niente, dai, se no non, però domenica potrebbe essere una giornata favorevole, perché poi noi abbiamo perso contro l'Ostia Mare, però io, parlando con un direttore sportivo, che non è quello che abbiamo noi, ma insomma un direttore sportivo che lavora in Serie D, mi ha detto, dice, occhio, attenzione, perché avete perso contro una squadra che è molto forte, l'Ostia Mare. Ora è vero che noi ci abbiamo messo del nostro, però questa squadra può fare grandi cose, speriamo che continui a farle queste cose belle, leggendarie, diciamo che una bella vittoria contro la capolista forse probabilmente ci permetterebbe, insomma, di fare un ulteriore salto in avanti, insomma. Quindi, però, cioè, barra dritta. Stefano, allora, sta crescendo questo Museo Amaranto, era nato, diciamo così, su iniziativa di alcuni tifosi, e adesso davvero è un piccolo scrigno di grandi ricordi del passato, e io quando entro lì dentro mi emoziono sempre. Sì, no, è vero, ma i vecchi tifosi che l'hanno costruito sono loro quelli che manovrano tutto. Noi abbiamo messo giustamente la nostra immagine, perché penso che sia importante che gente che magari vive qua come me, Benchino, poi capita Orsi, Pino, Mangoni, altra gente mettano la faccia in questo progetto. Sì, stiamo vedendo ultimamente, se ne parlava proprio ieri sera, che stanno uscendo un sacco di siti dove vengono messe in mostra le maglie Amaranto, e questo è bello, però al tempo stesso sarebbe più bello che queste donazioni vengano fatte lì al museo e la gente possa venire lì e vederle direttamente lì al museo. Però purtroppo noi abbiamo il nostro modo di agire, il nostro modo di fare, quindi le maglie che sono lì sono tutte donazioni che ex giocatori, gente che ha la maglia ce le porta lì e noi li mettiamo in esposizione. Quello che speriamo è quello di riuscire a aprire di più. Purtroppo siamo in un punto dove la domenica pomeriggio non possiamo stare aperti perché c'è l'entrata della squadra avversaria, se no sarebbe stato bello aprirlo anche la domenica. Ora troveremo un modo di magari riuscire a farlo, però stiamo crescendo e ci piacerebbe. L'Arezzo ci sta dando una mano anche sotto il profilo di immagine e tutto, quindi penso sia una cosa importante, e è bello che la gente venga a vedere quello che c'è dentro. Ecco, sì, io mi rivolgo ai tifosi che ancora non l'hanno fatto, perché andare lì dentro è un tuffo nel passato. Poi fra l'altro ci sono anche maglie che cominciano ad avere un certo valore, Stefano, e che è scomparso, va bene. Massimo, te ci sei stato dentro il museo, sì. Stefano, tu, l'altro Stefano, siamo amici dalla vita. Quindi cioè, è stata una grande, grande colonna. E, va bene, allora siamo in chiusura. Io ho perso Stefano Butti, ma insomma, se nel frattempo riesce a ricollegarsi, bene, se no lo salutiamo così. Invito tutti domenica a venire allo stadio. Non c'è niente di scontato. È vero che l'Arezzo giocherà in Coppa Italia, però io su quella non mi concentro affatto, io penso al campionato. Noi dobbiamo vincere il campionato, punto. Poi la Coppa Italia la può vincere anche qualcun altro, non mi interessa. Poi se viene anche la Coppa Italia meglio, però quindi, insomma, concentriamoci sul campionato. Niente scappata a Orvieto? No, non faccio la trasferta a Orvieto,
l'ho detto. Sono concentratissimo sul campionato. No, sto attento a quello che succede. La seguirò in televisione, anche perché poi durante la settimana poi lavoro e quindi non posso assolutamente, ho altre cose, altre mansioni da svolgere. E quindi non posso. Però l'appello ai tifosi domenica è fondamentale, perché davvero potrebbe arrivare questo sorpasso che ci l'abbiamo detto, dai, questo che ci auguriamo tutti quanti. Poi fate tutti i gesti scaramantici del caso, non mi interessa. Stefano, hai fatto gesti scaramantici, no? Ma io, sai, la scaramanzia sì, non, qualche volta sono, però io credo che, guarda, io ho giocato ovviamente a livelli più bassi, però io credo che il calcio è un, credimi, è un, conta molto l'aspetto psicologico, come in tante cose della vita. A me è capitato anni, insomma, si giocava che le partite si sapeva che si vincevano prima ancora di giocarle, perché si creava un'alchimia positiva, come altri magari dove entravi in campo più depresso e perdevi. Quindi l'Arezzo domenica ha capitalizzato, ha riconquistato un senso di si è riconquistata con una prova talmente forte, un senso della propria forza, che secondo me se questo senso di propria forza non è presuntuoso, ma è visto come dire: ragazzi, noi siamo questi, cioè io penso che non ci siano assolutamente nessun tipo di problemi. Ha ragione Stefano quando dice che è stato fatto un grande lavoro, perché quando una squadra ha la reazione che ha avuto una settimana dopo la non prova di Ostia, vuol dire che dietro ci sono dei professionisti che sicuramente è una squadra di ragazzi che si impegnano, bravi, intelligenti, vogliosi, con le palle, ragazzi sono che rischia, però che c'è anche dietro uno staff e un'organizzazione che ha creato i presupposti perché questa squadra ritirasse fuori le palle. Chiaro. Quindi la partita è stata preparata. Bravi in campo, sì. E bravi fuori. Bravi bene, in campo, bene, e bravi bene, fuori. Bene, bene, bene. Veramente una prestazione da applausi. Io ho ricevuto tanti messaggi. Ma c'è un mio amico che poi, fra l'altro, era nel mezzo lì a lanciare i cori. Mi ha detto: come ho goduto domenica, era tanto che non godevo dal punto di vista, insomma, calcistico. Insomma, la cosa, infatti, è stata una grandissima soddisfazione. Allora, sì, perché, grazie, Stefano Brandini. No, ti volevo dire, perché vedi, perché molto spesso non conta la categoria, non conta, cioè, anche se per noi è fondamentale, ma il calcio e lo sport in generale è emozione. Quindi il momento in cui tu riesci a dare emozioni, poi è chiaro che se mi dai un'emozione a Marassi contro il Genoa sono più contento, però alla fine ti dà un'emozione che vince la Biancastagnaia. Quindi, però devono dare le emozioni, va creata questa... L'ultimo tassello è creare questa definitiva empatia con la città, che è fondamentale. Ma infatti era fondamentale, perché io prima dell'inizio del campionato, e qualcuno dei tifosi mi ha dato contro, ho detto: non facciamo il ripescaggio, vinciamolo questo campionato, vinciamolo, perché vincere veramente, a parte che non avevamo, cioè, è successo una volta, ma insomma vincere sul campo un campionato è tutta un altro discorso, ragazzi. Domenica non abbiamo avuto la dimostrazione. Allora, grazie a Stefano Tutti. Ciao, un'interruzione. Ci vediamo stasera al museo. Vai. Ciao, grazie, alla prossima. Io stasera parto, tra poco vado a Firenze a prendere la mia fiamma che torna da Milano. E quindi a seconda di quando col treno, ma sarà difficile. Aspettiamo, però, non trovare farò il possibile per venire. Se sentite la sgommata, se sentite ovviamente... la sgommata, vuol dire che ce la faccio. Ovviamente siamo praticamente in diretta per quello che riguarda il giorno di martedì 6 dicembre, poi questa trasmissione andrà in replica e poi stasera ovviamente noi diamo l'appuntamento a stasera, ma chi la vedrà in replica, cioè che non vada mercoledì o giovedì al Museo Maranto, perché trova sicuramente chiuso. Allora, grazie a Stefano Butti, grazie a Massimo Nali, grazie a te, scusa per l'interruzione. Io farei una cosa, chiuderei un'altra volta con questo fantastico commento, che ne dite? Così? Vai, no. Sì, dai. Vai. No, vabbè, dai, chiudete poi tutto. Poi si nervosisce, chiudete tutto, che entra l'acqua, chiudete. Basta, chiudiamo. Eccolo.
appoggia bene a Marino, prova ad andare Marino, va via Marino, va giù, niente, 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 la palla rimane lì per la Pienese Canaria, la conclusione, no vabbè ragazzi, chiudete tutto, una vergogna. Ecco, chiudete tutto, è una vergogna, chiudiamo anche noi. Chiudiamo anche vergogna però. Chiudiamo anche noi. Grazie, chiudiamo. Grazie ragazzi. Vai. Forza, ciao. Ciao, ciao a tutti, alla prossima. Alla prossima. Ciao, 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 ciao. Pronto a cross, lo spezza. Neri, la rovesciata.